Buonasera, in studio Massimo Bonella alle 21.32, rientrato da Bologna per il 38° anniversario della strage di Bologna e poi si è ricordato anche i treni Italicus e il Rapido 904, quindi siamo poi andati in Appennino, in località San Benedetto Val di Sambro. E ha parlato il sindaco della cittadina e ha praticamente ricordato questa cosa. E, insomma, è stato un momento di riflessione. E quello che emerge, quello che insomma fa pensare sempre, che la verità c'è, cioè i mandanti, cioè chi è che ha voluto quelle strade, quelle stragi, chi ha voluto quelle stragi, ecco, fa fatica ad emergere. Non solo, ma ci sono stati anche delle mani che hanno sempre lavorato contro per frenare la fuoriuscita della verità. Ecco, questo è dato di fatto quello che anche lo stesso Paolo Bolognesi, che è il presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime, spesso mette in evidenza. Dunque, è stata una piazza questa mattina gremita di poco di gente. C'era molta partecipazione, voglio dire, anche i stessi viaggiatori, insomma, ecco, si soffermavano a guardare, insomma, a vedere questa cosa. E quindi, insomma, quello che fa altresì piacere è che i bolognesi, insomma, gli italiani alla fine, da 38 anni che cercano di resistere e vogliono, insistono per sapere la verità su chi sono i responsabili di quella terribile strage, che ricordo si sono contate 85 vittime e più di 200 feriti. Naturalmente, dicevo, c'eravamo anche noi come Pianeta Oggi TV e altresì RST, Radio Saius TV, quindi prossimamente ci saranno i nostri speciali di approfondimento, quelli che vanno sul digitale terrestre, vale a dire Pianeta Oggi Reporter. Vediamo di fare adesso una breve rassegna stampa per capire, insomma, altre sfaccettature di questa situazione. Intanto, ecco, diamo un po' la notizia, cioè che questa mattina c'è stata appunto questo ricordo, questa cerimonia, ecco, e ricordando la strage di Bologna il 2 agosto di 38 anni fa, il presidente Mattarella sottolinea: Bologna e l'Italia seppero reagire e unire le forze contro le barbarie, ma malgrado i processi che hanno portato a condanne e a individuare complicità e depistaggi, ancora restano zone d'ombra da illuminare. Le celebrazioni vedono i familiari delle vittime sfilare verso la stazione dove fu messa la bomba che causò 85 vittime. Al Ministero della Giustizia, che annuncia la desecretazione, dicono: se permette ci aspettiamo che mantenga. Quindi, insomma, ecco, c'è anche questa novità. Stiamo a vedere, come diceva giustamente ieri sera il nostro editore, il nostro editore Rosario Moreno, appunto, stiamo un po' adesso a vedere questo governo cosa fa, come lavorerà, e anche in questo caso per far emergere la verità su queste terribili stragi che l'Italia ha dovuto purtroppo subire, insomma, con tanto dolore. Anche oggi alcune persone si notava insomma che il dolore c'è ancora. Il tempo si dice che poi alla fin fine aggiusta un po' tutto, ma
non è proprio così. Ecco. 21:37, questa è Radio Science TV, state ascoltando il programma Radio Science Informa, RST Informa, Radio Science TV Informa, è un programma un po' speciale che riguarda il ricordo della strage alla stazione di Bologna, il 38esimo anniversario. E aggiungo anche un'altra cosa: è importante anche il fatto che abbiamo una magistratura indipendente che quindi riesce poi a indagare, andare avanti, insomma, e di strada ne fa e i risultati piano piano emergono. In effetti, se voi guardate attentamente, studiate un po' questo discorso, notate che a Palermo ci sono stati dei processi, il processo Stato Mafia e Borsellino Quater, che hanno portato a delle sentenze storiche, cioè dove, insomma, queste sentenze la dicono grossa, pezzi di Stato deviati hanno collaborato con Cosa Nostra, sono scesi a patti con Cosa Nostra. Cosa Nostra ha visto poi anche un po' la paura dello Stato, ha alzato il tiro, quindi avete visto poi le varie stragi 92-93, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono allora queste sentenze che insomma, cominciano a fare meglio delle cose che anni fa non ci si pensava, no? Quindi questo può avere praticamente un risvolto positivo anche per quanto riguarda la città di Bologna, per trovare la verità. È stato questo poi un quesito che io ho posto al Presidente della Camera Fico, e nei nostri speciali sentiremo poi la risposta. Allora, andiamo avanti, vediamo di fare continuiamo con la rassegna stampa, vediamo ad esempio il Messaggero come ha intitolato. Allora, strage di Bologna 38 anni fa, la bomba alla stazione, Bonafede, atti saranno pubblici, Mattarella, restano ombre. Leggiamo un attimo in breve, restano zone d'ombra, ricorda il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando a 38 anni dalla strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone. Un attentato che i processi hanno provato fosse di matrice neofascista e i cui esecutori sono stati condannati, ma che mantiene ancora aspetti oscuri. La verità è un obbligo morale. Andremo a fondo con il processo di desecretazione degli atti sulle stragi, ha promesso il ministro della giustizia Bonafede, incontrando a Bologna i familiari delle vittime. Il presidente della Camera Fico, il presidente della Camera Fico, dunque, lo Stato deve esserci al 100%. Il premier Conte su Twitter dice: Bologna, 2 agosto 1980, il pensiero va alle 85 vittime della strage di 38 anni fa e ai familiari che attendono ancora risposte. Saremo sempre al loro fianco nella ricerca della verità. Lo dobbiamo a loro e a noi tutti. Poi c'è un articolo molto importante che purtroppo tende ad essere un po' lungo, ma meriterebbe leggerlo però attentamente. Io attentamente vediamo di fare un po' una sintesi, o comunque vediamo un po' di leggere un pezzo o anche tutto. Adesso vediamo un pochettino. Comunque l'ho trovato all'interno della testata, una testata molto importante, una All News di Palermo, antimafia2000.com. Per entrare dovete appunto scrivere 2000 in lettere, antimafia2000.com, dove praticamente si parla anche della strage alla stazione di Bologna, oltre anche a tutte le altre stragi che questo magnifico paese ha purtroppo subito. E c'è un articolo firmato da Aaron Pettinari dove porta il titolo di Strage di Bologna, un nuovo grido di verità e giustizia 38 anni dopo. Emersi nuovi elementi sul coinvolgimento di P2 e servizi segreti. E qui aggiungiamo altri elementi nuovi, come sentite. Allora, vediamo di leggere un attimo rapidamente. Fatti nascosti, taciuti, misteri, anomalie, depistaggi e mezze verità. Sono questi purtroppo gli ingredienti che hanno caratterizzato diversi episodi della storia del nostro paese. Oggi sono passati esattamente 38 anni dall'attentato alla stazione di Bologna, quando nel 1980 alle ore 10:25 una bomba esplose uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. Oggi
si torna a fare memoria, a riflettere, ma la certezza è che si debba andare oltre il semplice ricordo, oltre quel minuto di silenzio che unirà non solo i bolognesi, ma tutti gli italiani. Si sono celebrati processi, e pur conoscendo i nomi degli esecutori, per la strage sono già stati condannati i terroristi Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Luigi Ciavardini, e tuttora è in corso davanti alla Corte d'Assise il processo per concorso in strage all'ex NAR Gilberto Cavallini. Non conosciamo chi ha voluto che si perpetrasse quell'efferato delitto. Sui mandanti occulti c'è l'indagine ancora aperta della Procura Generale di Bologna. Manca dunque una verità completa su quel massacro, anche se oggi qualche elemento nuovo sta emergendo con ulteriori particolari sui rapporti fra terroristi, servizi segreti e P2 nei giorni dell'attentato nel nome di Gladio, la nota rete militare segreta anticomunista, la cui esistenza fu rivelata da Giulio Andreotti alla Camera il 24 ottobre 1990. Nei giorni scorsi l'Espresso ha parlato di nuovi documenti di cui è stata chiesta l'acquisizione nel procedimento in corso contro Cavallini. Questi, secondo il settimanale, avrebbe avuto dei legami proprio con Gladio e avrebbe dimostrato da alcune banconote usate al tempo dall'ex NAR. Dalle carte emerge che il 12 settembre 1983 i carabinieri perquisirono a Milano un covo di Cavallini e tra le sue cose venne trovato il reperto numero 2/25, una mezza banconota da 1000 lire con il numero di serie che termina con la cifra 63. Dunque, spulciando gli archivi di Gladio, è emersa l'esistenza di un documento sconcertante che l'Espresso è riuscito a recuperare, ovvero una foto di banconote da 1000 lire tagliate a metà e i fogli protocollati in cui si spiega che erano il segnale da usare per accedere agli arsenali e prelevare armi o esplosivi, in particolare dalle caserme in Friuli. Non solo, in una foto si legge anche il dettaglio che le ultime due cifre di una mezza banconota sono proprio 63, ovvero le medesime della mezza banconota trovata da Cavallini. Ciò significherebbe che l'ex NAR aveva il modo di prelevare direttamente qualsiasi tipo di materiale dagli arsenali di Gladio. Ma nuovi spunti sono dati anche dalle parole di Vito Zincani, il giudice istruttore della maxi inchiesta sulla strage, il quale, vedendo le carte ritrovate dall'Espresso, ricorda anche Fioravanti aveva rubato un'intera cassa di bombe a mano modello SRCM quando faceva il servizio militare a Pordenone. Era stato ammesso alla scuola ufficiali quando risultava già denunciato e implicato in gravi reati. Per capire come avesse fatto, abbiamo acquisito i suoi fascicoli. In quegli archivi della divisione Ariete fu trovato un documento dell'ufficio, quello dei servizi militari. Si indicava proprio Fioravanti e Alessandro Alibrandi come responsabili del furto delle SRCM, ha aggiunto Zincani. Quelle bombe sono state poi utilizzate per commettere numerosi attentati. Sono fatti accertati, mai smentiti. Un elemento che dimostra come Fioravanti, prima della nascita dei NAR, già godesse di coperture militari e dei servizi. Sullo sfondo della strage di Bologna resta poi l'ombra immensa del gran maestro della P2 Licio Gelli. Lui è morto nel 2015, ma è stato accertato il suo ruolo nel depistaggio ordito dopo l'attentato. A suo carico oggi emergono nuovi fatti su cui indaga la Procura Generale nel filone sui mandanti. L'Espresso ha pubblicato anche questi elementi, evidenziando come tra le carte dell'epoca sequestrate a Gelli vi è un documento classificato come
piano di distribuzione di somme di denaro. Riguarda milioni di dollari usciti dalla Svizzera proprio nel periodo della strage e dei depistaggi tra luglio 1980 e febbraio 1981. Un documento che ha nell'intenzione proprio il riferimento alla città Bologna 52 57 79 XS. Secondo quanto approfondito dagli inquirenti, il numero e la sigla corrispondono a un conto svizzero di Gelli. Ci sono poi anche delle note scritte di pugno da Gelli in riferimento a pacchi di contanti da portare in Italia, denaro che solo nel mese che precede la strage tocca la cifra di 4 milioni di dollari. Numeri, documenti, indagini. Oggi Bologna torna a ricordare, stringendosi attorno ai familiari delle vittime che chiedono verità e giustizia. Il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, ha già spiegato che ai componenti del governo è stato chiesto l'impegno dell'esecutivo su due questioni chiave, come il risarcimento dei danni, ma soprattutto sulla desecretazione dei documenti relativi agli anni dell'attentato. Intervistato da La Repubblica, Bolognesi ha lanciato un grido d'allarme. C'è ancora chi non vuole la verità sulla strage di Bologna ed oggi il rischio di depistaggi è paradossalmente più alto che in passato. Scusate, e lo è perché la posta in gioco è più alta. I processi del passato che hanno portato alla condanna di Fioravanti, Mambro, Ciavardini hanno certificato le responsabilità di tre esecutori materiali. Il processo in corso e l'inchiesta che sta svolgendo la Procura Generale sui finanziatori e sui mandanti della strage alzano di molto il tiro, andando sulle possibili responsabilità di livelli superiori. È chiaro che più si sale di livello, maggiore è la possibilità di toccare trame fino a ora sconosciute o solo intuite. Ovvio ritenere che certi poteri potevano, scusate, lo ripetiamo allora, ovvio ritenere che certi poteri proveranno a difendersi occultando la verità sulla strage. Secondo Bolognesi, dunque, sulla strage, secondo Bolognesi, si può scoprire ancora molto. Le tecnologie e gli strumenti investigativi moderni offrono molte possibilità in più rispetto al passato. Poi resto convinto che anche sul fronte documentale, non tutto sia già saltato fuori. L'Italia è un paese nel quale i documenti vengono fatti sparire, ma quasi mai vengono distrutti, perché certe carte consentono il ricatto e il controllo di alcuni apparati. Sono spariti alcuni archivi, ma c'è chi sa dove sono e conosce la verità. Se da una parte si può avere fiducia del lavoro della magistratura, secondo Bolognesi è necessario che anche la politica faccia la sua parte. E la desecretazione di tutti i documenti è un punto fondamentale nella ricerca della verità. Questo è un articolo molto importante che va letto, riletto, va quasi studiato, scritto da Aaron Pettinari, lo trovate all'interno della testata antimafia2000.com. Sono le 21:50, perdonatemi ogni tanto perdo qualche parola, ma è da stamattina, si può dire dalle 5:30, che sono in piedi, che stiamo seguendo un po' tutta questa cosa, non solo io, poi qui in redazione a Treviso anche Rosario Moreno, e quindi siamo tutti concentrati su questo evento gravissimo che è successo, questa strage gravissima, dove veramente ha segnato l'Italia, ha segnato in modo particolare la popolazione dell'Emilia-Romagna, la cittadinanza di Bologna. Dunque, volevo dire un'altra cosa. C'è un altro aspetto da mettere in evidenza, che questa zona, in modo particolare l'Appennino, ha visto, come dire, saltare di treni, ha visto delle stragi diverse tra di loro, stragi di mafia e stragi di terrorismo. Insomma, io credo che veramente qui l'Italia ha pagato un prezzo troppo caro. Poi c'è un altro aspetto che volevo mettere qui davanti sotto i riflettori,
modo che poi voi ci riflettete con calma, che più volte durante la cerimonia questa mattina si è parlato, si è fatto riferimento alle sentenze di Palermo, cioè il processo Stato Mafia, eccetera. Come dire, vedete che abbiamo scoperto qualcosa di nuovo, quindi questo potrebbe anche servire, potrebbe essere, diciamo così, di un po' di contributo per la città di Bologna per capire la verità anche su Bologna. E quindi, insomma, ci sono delle situazioni nuove che matureranno nel tempo e vedremo che risultati ci possono portare. Prima di chiudere, vorrei così sentire, visto che lui, come sapete, cura la rassegna stampa tutte le mattine, quindi le notizie, mi riferisco al nostro editore Rosario Moreno. Ecco, prima di chiudere, proprio un breve commento su queste due cose che ho messo nel piatto, no? Cioè, questa zona che ha visto stragi di natura diversa, no? Cioè terrorismo e di mafia, e questa risonanza dei processi, delle sentenze che sono tenute a Palermo, che possono essere positive per Bologna al fine di far emergere la verità. Rosario. Ciao Massimo, buonasera a tutti quanti. Sì, mi ti rimballo, purtroppo pochi minuti abbiamo perché poi dopo le 8 parte la programmazione. Il discorso, Massimo, è molto semplice, lo facevo anche se non sbaglio ieri sera. Io voglio vedere questo governo al lavoro. Oggi ho sentito che forse si è parlato, che forse, se ho ben capito, qualche cosa verrà desecretata, no? Verrà digitalizzato, come ho sentito dire, non lo so perché poi non ho visto più niente sui giornali, quindi sono rimasto un attimino allibito. La questione è Sì, molto no, l'hanno detto semplice. anche di esistenza. Sì, è vero, è vero. Ecco, la questione è molto semplice. Io domani, dopodomani, voglio vedere desecretate tutti questi attentati, tutte queste indagini che ci sono state attorno a questi attentati. Ormai sono passati più di 20 anni, massimo 30 anni, quando sono passati. Quindi è giusto che vengano desecretati anche per sapere e per capire un po' anche come tutto l'apparato dello Stato ha lavorato per risolvere e portare a termine, diciamo, e condannare i colpevoli. Perché poi alla fine i colpevoli, l'hai detto anche tu, su quei poveri, cristi, tra virgolette, insomma, che, fascisti, che sono andati dentro. E forse hanno fatto anche l'attentato materialmente, io non voglio dire, cioè non aggiungo niente a questo perché, però tutto quello che c'è dietro nessuno ha pagato. Parliamoci chiaro. E voglio questi documenti desecretati perché voglio capire cosa è successo. Io mi rivolgo al ministro Bonafede, mi rivolgo al presidente Fico, mi veniva il nome, chiedo scusa, ecco. Mi rivolgo al governo in genere, a tutti quanti, non mi rivolgo a due vice premier perché ho poca fiducia in loro, però gli altri posso ancora avere un po' di fiducia. Su Premier Conte, lasciamo stare, uno che mi va a stringere la mano a un Trump negli Stati Uniti, per me non merita neanche di essere preso in considerazione. Quindi dico semplicemente, desecretiamo questi documenti, portiamo avanti il discorso, voglio vedere la gente che ha commesso i reati, quelli che sono ancora vivi perché ormai sono passati tanti anni, però se molti saranno anche morti, quindi. Ma li voglio vedere in galera. Stop, finisco qui, il mio discorso finisce qui, Massimo. Certo, ed è stato molto esauriente. Ecco, io ti ringrazio anche per la sintesi, sono le 21:56. Allora, come dicevo Rosario, prossimamente partiranno i nostri speciali, abbiamo ancora da finire quelli di Palermo di Via D'Amelio, dopodiché andremo con quelli che riguarderanno il 38esimo anniversario della strage della stazione di Bologna e i treni Italicus e Rapido 904, quindi con interviste anche su in Appennino in località San Benedetto Val di Sambro.
21.57 scattate in questo momento, termina qui questa edizione speciale di RST Informa. In studio qui a Venezia Massimo Bonella, direttore di PianetaOggiTV.net, collegato via Skype con la regia centrale di Treviso di Radio Science TV. Saluto il nostro editore che poi fa anche da regia. D'altronde noi siamo qui un po' tutto fare, tutte queste cose le mettiamo in piedi noi e nessun altro. Ecco, grazie dunque anche a Rosario Moreno, a cui auguro un buon lavoro, anzi anche un buon riposo, perché è veramente il caso adesso di dire stop per oggi, No, perché non ho rimane finito io. soltanto. Non ho finito. Ah, ecco, sì, so che poi hai il palinsesto televisivo da curare per il, diciamo, notturno, ecco. Da parte mia forse ho finito, ecco, sono un po' più fortunato di te. Comunque è stata una giornata veramente molto lunga, una non-stop che è iniziata, si può dire, prima dell'alba. Abbiamo un po' dilatato la giornata, ecco, Va bene, lavorativa. è così. Facciamo così, ma noi lo facciamo sempre volentieri perché dare un contributo per queste cause, ecco, ben vengano, non ci pesa poi alla fin fine più di tanto. Vi lascio quindi in compagnia di Radio Science TV con tutti i programmi che seguiranno. A voi dunque, cari amici, buonanotte a tutti.